Bentornati a tutti sul mio canale, io sono Majin Boobs, news mattutine. Abbiamo ricevuto un banner che ci garantisce un personaggio Legends Limited raggiunto un certo step. Abbiamo ricevuto delle nuove Ultra Space Time Rush Battle. E pezzo forte dell'aggiornamento? O forse no? Abbiamo ricevuto lo Zenkai di Vegeta Pur. Ma andiamo a vedere tutto quanto insieme. Sigla. Siamo come sempre su DBZ Space, carrellata di novità. Partiamo direttamente. Dai, facciamoci subito le Ultra Space Time Rush nuove. Allora, apriamo la news. Si tratta di una, sostanzialmente una sola nuova Ultra Space Time Rush, ma da 30 stage anziché 10 come quelle classiche. E come premi in palio avremo Chrono Crystal Multi Z Power da 200 per i 4 stelle. Buona questa, molto buona questa. Ed Energy Ticket. Ecco qua i vari stage. Come potete vedere, come vi dicevo, sono 30 e per ogni stage ci sono dei personaggi con un certo tag che sono buffati. Per il primo stage, ad esempio, abbiamo gli Hero, per il secondo gli Android, Lineage of Evil, Saiyan e così via. Chiaramente alcuni tag si ripeteranno, essendo una Ultra Space Time Rush non potrete riutilizzare gli stessi personaggi più di una volta lungo tutto il corso di questa run. Quindi il problema principale sarà quello di avere abbastanza personaggi per poter effettivamente superare tutti quanti gli stage, magari anche con più di un tentativo, perché apriamo un attimo le varie battaglie che ci troveremo contro, per esempio tipo l'ultima. Non è proprio una passeggiata, siamo contro Zamasu, Rosé e Vegeta LF. Sui 6, 7, quasi 8 milioni di HP per tutti quanti. E dovremo essere sicuri di esserci tenuti qualche buon personaggio Fusion per poterli counterare. Ma anche una roba di questo genere, raga, 7 milioni, 7 milioni e 3, 6 milioni e 9. E come personaggi boostati abbiamo gli Hero. Non bene, raga, non bene per nulla qua. Le ricompense, più nello specifico, accumulando un certo numero di punti, sono queste qua. Abbiamo un totale di 600 Chrono Crystal, quelle Multi Z Power che ora non le vedo più, però dubito che il gioco ci volesse ingannare nella news. Vari materiali per il Soul Boost, vari materiali per i training, Energy Ticket, Skip Ticket, una gomma messa come premio totale. Ma raga, ma perché gli sviluppatori danno così importanza a queste gomme? Cioè, che cazzo mi rappresenta una gomma come premio massimo per questa rush? Non c'ha senso proprio. Vabbè, passiamo alla prossima news. Hyperdimensional Coop versus Metal Cura. Abbiamo un'altra coop contro molto probabilmente un altro boss che ci debufferà all'infinito, un po' come ha fatto Selextreme durante queste 2-3 settimane. Stanno continuamente scegliendo degli avversari che magari sulla carta dici: ah vabbè, Metal Cura rosso, che schifo. Eh no, non funziona in un modo tutto suo purtroppo, c'ha delle ability uniche e sicuramente ci debufferà parecchio. Spero non sia noioso da fare come Cell, perché lui era veramente veramente noioso, a partire dal fatto che i personaggi buffati fossero non chissà che roba. E in più proprio c'aveva delle ability che... cioè, giochi il personaggio extreme e dici vabbè, fa cacare. Giochi contro quel Cell della Coop e ti smolecola, ti fa dei danni giganti, ti continua a debuffare con ogni roba che fai, dici ma perché quando lo uso io non è così buono. Ecco, spero che Metal Cura non sia così esagerato. Come personaggi buffati, immagino che sia verde, lui all'ultimo stage, e abbiamo dei personaggi buoni comunque, perché ci sono il nuovo Vegeta e Zamasu, che bene o male c'hanno tutti praticamente, cioè il nuovo Vegeta no, non c'hanno tutti, ma Zamasu sì, praticamente, perché chiunque ha pullato sullo step up del super durante l'anniversario, e già il fatto che ci sia lui debuffato, il fatto che il suo kit sia una bomba, teoricamente questa coop non dovrebbe risultare così ostica come quella appunto di Cell.
Poi vabbè, c'è anche questo Vegeta Zenkai, se qualcuno glielo volesse fare, dopo andiamo a parlare anche di lui. Legend Summer Adventure 2020 sono semplicemente nuove missioni, stavolta quelle da un'ora non le potrete prendere nell'exchange shop come la settimana scorsa, ma le dropperete facendo i match in PvP. Per il resto non cambia assolutamente nulla, avremo i soliti premi, i personaggi buffati sono sempre loro, quindi fate esattamente come avete fatto la settimana scorsa. Legends Limited Step Up, eccolo qua, il banner che vi dicevo a inizio video con un personaggio Legends Limited garantito praticamente raggiungendo lo step 6. Com'è il banner? Poteva essere meglio, poteva sicuramente essere meglio. Guardiamo un attimo i costi innanzitutto. Primo step, 700 Chrono Crystal, sono 10 personaggi qualsiasi. Dallo step 2 allo step 5 sono 1000 Chrono Crystal l'uno. Step normalissimi, senza nessun rate aumentato di qualche personaggio. E ci danno anche 20 ticket per multi come bonus. Step numero 6, 100 Chrono Crystal, abbiamo un personaggio Legends Limited garantito. Ma quali sono i personaggi Legends Limited che ci sono nel pool? Sono praticamente tutti quelli usciti fino all'anno scorso, non hanno inserito nemmeno Piccolo e Frieza, usciti ormai a febbraio, che... Anche qua non capisco questa mania di tenersi personaggi super super protetti, come se... fossero tuttora dei top tier assoluti. Questa è abbastanza una problematica di Legends, il fatto che comunque alcuni personaggi prima di un loro ritorno, dove poter ritrovare summonabili, non sono già più top tier da quel momento. Infatti se magari qualcuno fosse stato attirato da Piccolo e da Frieza che o ce li ha poche stelle oppure non ce li ha proprio... Vabbè, magari questo era ancora il momento buono per ottenerli, già tra qualche mese non t'attirano più così tanto perché già ora non sono top tier, immaginiamoci con l'andare avanti del meta cosa gli potrebbe succedere. O magari vengono pompati Regen e Lineage of Evil e risalgono, però è una situazione un po' meno probabile rispetto a quella di un continuo sprofondare col cambio di meta. Quindi, personaggi Legends Limited, dove quelli che comunque fanno più gola, così andando ad occhio direi che sono Vegeta LF, Vegito, Super Vegito LF e Beerus se si ha la possibilità di fargli lo Zenkai. 1, 2, 3 e 4 non sono più così buoni come personaggi purtroppo. Al tempo stesso però c'è da dire che 1 e 1, 2 sono stati presenti in entrambi i banner step up dell'anniversario, quindi un bel po' di gente li ha trovati. Beerus invece è presente 365 giorni l'anno nel banner degli Zenkai, quindi se un giorno vi venisse lo schizzo che dite ok voglio avere Beerus a 7 stelle per fargli lo Zenkai, vi basta andar lì, farle multi, c'hanno addirittura l'SP garantita. Il rate di Beerus è lo stesso, quindi raga non c'è nessuna convenienza nel pullare in questo banner magari per mirare specificatamente a lui. Gli altri SP presenti nel pool non sono buoni raga, ci abbiamo Raygeta, schifo, Goku Super Saiyan 3 ormai fa schifo, questo Goku qua schifo da una vita e mezza, Gogeta Verde si è giocato il posto da un bel po' di tempo, Vegeta puro, ok, ha ricevuto lo Zenkai, ma questo è un personaggio che persino chi ha free to play molto probabilmente ce l'ha 14 stelle o lì vicino. Se non siete free to play non ci andrete mai a pullare per lui per fargli lo Zenkai, no, non lo farete mai. I due Super Saiyan God, ci stanno, diciamo che lui purtroppo si è già giocato il posto per il fatto che Zamasu l'ha completamente scavallato e lui un posto non ce l'ha mai avuto effettivamente. E per concludere Goku del movie, altro personaggio che... Cioè ci sono un sacco di personaggi che cercano di buttare in ogni banner, tipo questo Goku qua e questo Super Saiyan 2 Vegeta incazzato sono attualmente presenti o erano presenti in altri banner come personaggi Shaft chiaramente. Boh, cioè ributtano sempre gli stessi brutti PG come condimento dei banner, non è una cosa troppo simpatica. Il rate generale per l'SP è del 10% e raga, valutate voi un attimino se pullarci o meno, dopo tutto quello che vi ho detto il mio consiglio personale è di tirar dritto, perché ad agosto arriverà uno step up
probabilmente molto meglio di questo qua. Cioè, sicuramente meglio di questo qua. Ok, è giunto il momento dello Zenkai di Vegeta. Guardiamolo direttamente a 14 stelle, perché come dicevo un attimo fa, è abbastanza facile averlo a 14 stelle o comunque molto vicino. Questo è prima dello Zenkai, guardatevi un attimo le statistiche. Mo, passiamo a Zenkai e ci alziamo abbastanza con varie statistiche importanti, tipo questo 294.000 di blast, ci gusta. Le difese entrambe si alzano di qualcosina, lo strike attack pure si alza un pochino, gli HP si alzano di parecchio, il power level in generale chiaramente ne beneficia. Main ability, recupera il proprio ki di 30, si pesca una blast più 50% di blast damage inflitto per 30 timer count, utilizzabile dopo 15 count da inizio match, abbastanza standard devo dire come main ability. Unique ability numero 1, cioè considerate anche che questo personaggio si era beccato anche un balance change prima dello Zenkai, quindi non è il kit di un personaggio da day one, ma è comunque il kit di un personaggio aggiornato dopo circa un annetto dalla sua uscita. Dicevamo, unique ability numero 1, più 30% di blast damage inflitto contro i tag Super Warrior o Song Family non può essere cancellato. Ok, Song Family ne potete trovare alcuni in giro, sì. Super Warrior, anche no, onestamente. È proprio un team troll attualmente. Non so se ad agosto uscirà il banner super incentrato sui Super Warrior a questo punto. Sarebbe l'unico motivo per la quale questo Vegeta potrebbe gioirne. Per il resto i Super Warrior penso che, boh, ne possiate trovare uno su 20-30 match quando giocate in PvP. Non è proprio il tag più attivo che c'è nel meta. Inoltre, recupera i propri HP del 20% quando questo personaggio entra in battaglia se c'è un alleato nappa. Ah no, se c'è un alleato nappa sconfitto. nappa. Ecco, questi sono i tre nappa sulla quale potrete fare affidamento. Ma perché? Ma perché, raga? Perché? Andiamo avanti. Seconda unica ability, meno 5 al costo delle blast dopo che sono passati 15 timer count da inizio battaglia. Più 30% di blast damage inflitto dopo che sono passati 30 timer count da inizio battaglia e aumenta la propria velocità di pescata di un livello dopo 45 timer count da inizio battaglia. Tutta questa roba sulla carta è buonissima, a conti fatti non lo è. Perché niente di tutto ciò è non cancellabile. In un meta dove Vegito Blu ve lo trovate contro in un match sì e in altri due anche. E si pesca una carta verde di default. Pescherà tante carte verdi durante il match. Raga, questo personaggio ci ha scritto in fronte debuffatemi che poi non servo a nulla. E purtroppo è così, a conti fatti. Terza unica ability, applica i seguenti effetti quando ci sono due alleati sconfitti, quindi last man stand, più 30% di danno inflitto, meno 5 di blast art cost. Anche questo, ragazzi, vedete un non cancellabile da qualche parte? No, purtroppo. Quarta unica ability, seguenti effetti si attivano quando questo personaggio entra in battaglia. Si pesca una blast, più 15% di blast damage inflitto per 15 counts e infligge a tutti gli avversari un attribute downgrade del più 15 di danno ricevuto per 15 timer count. Questa quarta unica ability è sicuramente la più buona tra tutte quelle che lui possa avere. Cioè, non fraintendetemi, la seconda e la terza sono parecchio buone per gli effetti in sé, ma non sono buone per il fatto che siano cancellabili questi buff. Cioè, sta roba qua poteva andar bene fino a un anno fa, quando è arrivato Super Vegito License Limited, appunto. Già da lì tutti i personaggi che avevano buff cancellabili hanno iniziato a risentirne parecchio. E stavamo parlando di un personaggio che ti cancellavi buff e te lo faceva per una volta durante il corso di tutto il match. Non di più personaggi che magari di carta verde o di main ability sparse o di altre carte verdi ti vanno effettivamente a cancellare i buff dei personaggi, quindi cioè, voi verrete debuffati più volte nel corso del match, è questo il fatto.
E questo personaggio qua, una volta che viene debuffato, non recupera niente dei buff persi, perché sono tutti buff attivabili dopo timer count o con la condizione che ci siano due alleati sconfitti. Quindi cose che non possono ricapitare durante il corso del match. Una volta che sono successe, sono successe. Ecco, questa, dicevamo, è l'unica veramente buona, perché comunque è una roba che ti si applica ogni volta che entri in campo. Allunghi la combo, un po' più danno ricevuto da parte di tutti gli avversari. Carina come cosa, assolutamente. Gli manca un recupero del ki, perché comunque non c'ha recupero del ki. Nel complesso, boh, gli manca un po' un senso a questo Vegeta. Non era assolutamente richiesto come personaggio lo Zenkai su di lui. Ce ne sono mille che sono molto più, che fanno più gola, tipo Bardock verde, per dirne uno, Goku Instant Transmission verde. No, ci hanno dato Vegeta viola, che onestamente, raga, c'è anche un kit che lascia alquanto a desiderare per un personaggio. Ci avrà statistiche enormi, però se a questo personaggio qua gli togli tutto ciò che lo rende buono e lo puoi fare con una carta, non ci siamo, non ci siamo, non ci siamo. Special move sono Major Impact Damage e più 35% al proprio Blaster Power per 20 timer count nel momento che andiamo a colpire l'avversario. Ok, carta verde più 15% di Blast Damage inflitto per 30 counts e cambia le proprie Striking Blast. Vabbè, come Zenkai Ability va a buffare i Saiyan viola, chiaramente. A Zenkai 7 un più 40% per entrambi gli attacchi e più 35% per entrambe le difese è una roba gigantesca, sì, non lo voglio negare questo, però comunque il personaggio a mio parere non è tutto sto granché. E Z-Ability è sempre quella, non ha nessunissimo benefit nell'essere giocato in un Team Prisa Force, come abbiamo visto dalle Unique Ability. A maggior ragione, perché comunque dovremmo rinunciare a cura nel momento che giochiamo lui. Non so, raga, si ritrova in una situazione parecchio parecchio strana, perché il Team Saiyan, ve lo faccio vedere rapidamente, non punta sui Blast attualmente. Cioè, sì, boh, si può fare una roba con Goku Super Saiyan 4 Full Power, Goku Dynamax e basta, sono già finite le opzioni, diciamo, per un Team Blaster Saiyan. Dobbiamo per forza di cosa andare a recuperare personaggi che di Z-Ability non buffano il tag direttamente, come ad esempio Super Kaioken Goku o Vegeta Super Saiyan 4. O magari un Purple Purple Red con doppio Vegeta utilizzando questo God e Vegeta Super Saiyan 4. Potrebbe funzionare, sì, però sono tutti team che dici, proviamoci, però non li mettereste mai a confronto con un team solido di quelli che girano attualmente in meta. Quindi, Vegeta è un personaggio, mi sa, abbastanza shaftato, raga. Sì, 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 Vegeta shaft. Per il video era tutto, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate, sia del nuovo banner che garantisce un personaggio LL, e sia di questo Zenkai di Vegeta. Ci sono rimasto male, devo esserne sincero. Male no, perché avevo aspettative bassissime e si sono rivelate proprio quelle aspettative basse che avevo. Quindi raga, lasciate un commento, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Un bacione a tutti, ci vediamo nel prossimo video.